È una forma che in arte ha sempre suscitato l'interesse visivo dei pittori e anche del teatro. Infatti io immediatamente ho pensato al Rinoceronte di Eugène Ionesco, che è un'opera pièce teatrale, e da altre poi forme, la più celebre è Dürer, ovviamente, no? Che ha disegnato in acquaforte questo magnifico rinoceronte, facendolo diventare quasi una macchina metallica, una corazzata, quasi come un guerriero. Insomma. È una forma vivente, arcaica, lontana, primitivissima, alla quale non siamo forse neanche più abituati a pensare. Queste forme viventi comunque a noi contemporanee, che però ricordano un passato remotissimo e quindi qualcosa di molto 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 arcaico, molto forte, molto primitivo. Il rinoceronte, a differenza del cavallo, per esempio, ha la materia. E la materia in questa forma così scultoriamente presente è una materia veramente che può ricordare una forma di una scultura. Insomma. Un artista così, per una sua metodologia, capacità innata, ha delle forme di antenne particolari a intuire, anche se non proprio cosciente, di quale possono essere le mutazioni sociali, sociologiche, culturali del momento. E questo è avvenuto tante volte nell'arte. E non lo so, se in questo momento dovessero chiedermi cosa potrebbe esserci di fondamentalmente importante rispetto a tutta la storia che abbiamo vissuto fino ad oggi, io credo molto in una forma di riflessione sulle cose, di lentezza anche sulle cose, poiché prima o poi è una necessità che nell'uomo è insita, per cui l'idea di... mi piace molto la frase di Fellini nella Voce della Luna, che finisce il film, dove dice: ma se tutti facessero un po' più di silenzio. Mi sembra molto profetica e che probabilmente, sarebbe auspicabile che tutti facessero un po' più di silenzio. Il rinoceronte è un animale silenzioso, anche se rumoroso nelle sue cavalcate, però è un animale che fa pensare a una forma di immobilità riflessiva.